Ok, pronti per la seconda parte del quarto tutorial? Cominciamo. A questo punto abbiamo la nostra scena con il Fading Cube, tutto quanto a prima. Un po' noioso, no? Prendiamo il Fading Cube e lo trasformiamo. Facciamo diventare un altro tipo di oggetto. Lo duplichiamo e lo chiamiamo Spark. Importa il Basic Cube, si chiama Spark. Invece di ruotare sulla X, facciamo che Translate Y, Translate Y, Current Time, e vediamo un po' che succede. Prendiamo il nostro Spark e lo importiamo nella nostra index. E creiamo Add Spark Point Const Spark uguale new. Facciamo che più o meno ha le stesse caratteristiche di Fading Cube. Lo andiamo ad aggiungere alla scena e con click event cambiamo da Add Fading Cube a Add Spark. Ah, non funziona, un errore. Translate Y is not a function, perché andiamo sull'oggetto 3D, sulla guida di 3JS, cerchiamo Translate Y, andando a vedere Translate Y vediamo che, è scritto con la T minuscola. Tornando al nostro codice, quello che dobbiamo cambiare sarà questo, salviamo, torniamo alla nostra scena, proviamo, eccolo qua. A questo punto spark.. root dot rotate z uguale spark dot seed. Ricicliamo il valore randomico così, no? Under rotation. Ok, questo è perfetto. Spark seed sullo z a me sembra che ruoti all'interno di un angolo ristretto. Lo moltiplichiamo per mat p per 2, 360 gradi. Perfetto. A questo punto, anziché aggiungerne solo uno, facciamo function explosion point, accetta il punto e farà for let i uguale 0, i minore di, utilizziamo un'esplosione da 500 cubi, i più più add spark point esplosione, vediamo come va. Eccolo, non mi piace questo console log, da dove viene? Benzin.js 50 4. Questo log rallenta un po' tutto. Eccolo qua, quando viene rimosso è loggato. Oh, ora sì che è più fluido. Bene, la velocità di questa scintilla è costante, di conseguenza la scintilla viaggerà nello spazio sempre alla stessa velocità perché genera questo cerchio. Ma non mi piace, quindi translate y current time per this seed all'interno dello spark e dovrebbe, ah, che cosa simpatica, giusto? Fermi tutti. Devo spiegare una cosa, perché si genera questa forma carina a conchiglia. Che succede? This seed è un valore randomico. Stiamo usando this seed sia per influenzare la velocità della spark, sia per influenzarne la rotazione. Quindi c'è che la posizione di rotazione, la rotazione dell'oggetto sul cerchio sarà sempre corrispondente alla sua velocità. Quindi diciamo che se sul punto del cerchio, guardate qua in basso dove ci sono io, se sul punto del cerchio 0
è questo, la velocità è 0, qui avremo un cubo che sta fermo. Quando arriviamo, facendo tutto quanto il giro del cerchio, arriviamo al punto del cerchio, diciamo 350, la velocità sarà 350, quindi quel cubo là andrà velocissimo in quella direzione. Quindi dobbiamo slegare le due variabili. Per slegare le due variabili cambiamo la rotazione z della particella e la mettiamo su mat random. Ok, ed eccola qua, le nostre belle particelle di rotazione e velocità differente. Ora ci sono alcuni cubi che stanno fermi. È forte, come effetto non è male questo. Mi piace? A me piace. Però preferirei che si allontanassero dal centro. Translate Y non è collegato solo a this seed, non è moltiplicato solo per this seed, ma ha una velocità minima. La devi sempre mantenere. Funziona. A questo punto ancora io non sono contento, perché abbiamo delle funzioni qua nella index che stanno iniziando ad essere un po' troppe. Qui abbiamo fondamentalmente creato una logica dell'esplosione. Possiamo andare a creare un nuovo file che si chiama explosion.js e iniziare a riscrivere questa logica qua dentro. Inizializziamo la nostra classe, che non estende niente. Questa classe utilizza Spark ed ha un constructor. Il constructor fondamentalmente crea questo, questa cosa qua. Non lo aggiunge a basic scene this.root uguale new 3.group. Cos'è un gruppo? Un gruppo in FreeJS è un contenitore di altri oggetti, come la nostra scena. Noi andiamo ad aggiungere, finora noi abbiamo aggiunto i cubi, le spark, tutte le nostre, i nostri oggettini all'interno della scena. Usando il gruppo possiamo aggiungere oggetti all'interno del gruppo per poi aggiungere il solo gruppo. Quindi ha sempre un update ed un onDoer che vogliamo che abbia una vita limitata anch'esso. E questo gruppo che fa? Genera degli spark, prende in riferimento una scena e dalla basic scene ci andiamo a prendere il clock. La rotazione abbiamo già definito che è randomica, durano un secondo, copiano questo punto. This root dot add spark. Quando viene costruito? Si imposta la scena, si crea la root come gruppo, add un punto ricevuto, si generano tutte le scintille, dopodiché si sposta tutto quanto il gruppo al punto che si vuole ricevere sulla scena. Ok. Io so già che creerà un casotto questa funzione. Function new explosion point uguale const explosion uguale new explosion. A questo punto creiamo la nostra esplosione, la nuova esplosione, e dobbiamo passare, come abbiamo definito nel nostro constructor, la nostra scena, che si chiamerà basic scene, e il punto da cui deve partire l'esplosione. In questo momento sono certo che ci sia qualcosa che ho sbagliato. Vediamo come viene eseguito il codice e vediamo di correggere i problemi. Ok, reference error, tree is not defined. Beh, questo è facile. Nella nostra explosion non vogliamo usare una funzione di tree. Tree non viene inserito. Ok, andiamo a copiare e incollare l'importazione della libreria tree. Proviamo. Ancora una volta, add spark is not defined. Chiaro, l'ho chiamata create spark. Non gli sto nemmeno passando nessun punto. Salviamo.
Eseguiamo. Ok, una grandissima serie di errori. Questo perché sto cercando di aggiungere alla scena direttamente Spark, ma se ben ricordiamo il nostro oggetto Spark estende il nostro caro Basic Cube, che non è un oggetto 3JS, quindi dobbiamo aggiungere l'oggetto root di Basic Cube, giusto? Ce l'abbiamo, this root uguale this mesh. Eccoci qua, spark.root, lo andiamo ad eseguire nuovamente, non accade nulla, perché log spark.root, torniamo alla scena, la eseguiamo, eppure qualcosa viene fatto. Dove sto sbagliando? Sulla index probabilmente, new explosion, claro, non sto aggiungendo alla scena, basic_scene.add explosion.root, torniamo all'esecuzione sul browser. Uncout type error, basic scene.add is not a function, add con la lettera maiuscola, con la lettera maiuscola, quindi anche qui ho sbagliato sicuramente. Add spark, salviamo, torniamo alla scena, eseguiamo this root.add is not a function. Andiamo a cercare sul manuale di 3JS una soluzione. Object 3D, vediamo un po' se ha add. Add object. Quindi in teoria non è minuscolo. È minuscolo, è maiuscolo su Basic Scene perché sto usando la mia funzione creata da me. È minuscolo su 3JS perché stiamo usando quella di 3JS nativa. Ok, torniamo qua alla scena. Opera. Object 3D add basic scene JS 46 this is object root. Un po' di confusione, eh? Torniamo di qua. Alleluia, succede qualcosa, non si muove nulla, però succede qualcosa, tutto è fermo. Stiamo aggiungendo gli sparks, le nostre scintillette. Abbiamo una funzione update, non viene effettivamente richiamata da nessuno, perché se la nostra esplosione ha una sua funzione update, e andiamo a loggare update di explosion, quando vado ad aggiungere l'update di explosion viene chiamato un sacco di volte, ma non viene passata la funzione update a tutti i figli, quindi a tutti gli spark. Dobbiamo fare in modo che la nostra esplosione tenga conto di tutte le scintille figlie. Andiamo a creare nel constructor sparks e lo dichiariamo come array, e in create spark andiamo a fare un bel push di spark, quindi dell'oggetto particella dentro l'array undefined, molto male, per lo stesso motivo dell'altra funzione this.create, devo bindargli il this.create spark.bind this e così dovrebbe funzionare. No, 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 no. Ma non funziona il log perché ho sbagliato a scrivere il nome della variabile sparks. Andando qua, eccoci qui, vediamo che vengono loggate un sacco di spark che contengono la nostra funzione onDie update, il suo constructor contiene tutto il nostro oggetto che abbiamo scritto. Quindi a questo punto, durante l'update, possiamo benissimo fare for const spark of these sparks, lo loghiamo per sicurezza di già per vedere che cos'è, spark.update time elapsed. Andiamo praticamente ad attraversare l'array che contiene le nostre scintille figlie e andiamo a richiamare la funzione update anche su queste scintille. Lasciamo il log sull'update giusto per vedere ed accertarsi che stiamo utilizzando le variabili giuste.
salviamo, torniamo alla nostra scena di rendering, proviamo ad eseguire. Sembra andare meglio, spariscono ma restano chiamate, ma sembra andare meglio. Cancelliamo tutti i log, ho paura che siano questi a creare il problema sul rendering. Ho salvato, mi si aggiorna la pacca. Oh, bene.